Ciao a tutti, benvenuti in questo video dove realizzeremo insieme questo pizzo. In questo caso l'ho utilizzato per un asciugamano, ecco, di spugna in cui io l'ho attaccato qua sopra, no? In questo modo qua, facendo sporgere la parte qui inferiore dell'asciugamano, ma che voi potrete utilizzare, ecco, per mettere, no? Ad esempio in un altro asciugamano in questo modo qui, oppure intorno a un copriletto, una tenda, quello che volete farci. Ecco, insomma, il pizzo è questo qua. Ok, la richiesta viene da una iscritta al canale che saluto e che ringrazio anche appunto per avermi fatto questa richiesta, la quale logicamente mi ha detto che noi avevamo fatto sì la sciarpa, no? Quella lì appunto ragno, che era un rettangolo in cui io avevo fatto questo motivo e vi avevo detto appunto come si faceva. Però la sua evoluzione logica, ovvero del motivo, è quella di creare un pizzo, ecco, e quindi attraverso aumenti e diminuzioni riuscire a fare questo motivo qua. E infatti la cosa, diciamo, più logica da fare con questi motivi, va bene, oltre alle cose rettangolari che sono molto semplici, è il primo step del punto ragno, è proprio questi pizzi qui. Che io in questo caso vi insegnerò anche qui, partiamo dal modello base, cioè da quello più semplice con questi tre ragnetti, no? Ecco qua, in cui voi prendete magari confidenza con gli aumenti e con le diminuzioni. Poi ci sono, diciamo, pizzi molto più lunghi, qui si possono mettere, ecco, quattro ragnetti, altri quattro qua, se ne possono fare a piacere. E quindi, se ci sarà necessità che io vi faccia vedere come si fanno anche quelli là con più ragnetti, li faremo. Se invece da soli riuscite, no, a capire il meccanismo qua degli aumenti e delle diminuzioni, poi tranquillamente potete aggiungerne quanti più vorrete di questi ragnetti qua. E quindi, ok, adesso vediamo come vanno le cose. Io adesso cercherò di fare del mio meglio per cercare di darvi un attimo le indicazioni per come fare questa cosa semplice, che è il passo successivo, come ripeto, alla sciarpa, quindi ai motivi rettangolari con i ragnetti, e poi per le cose più complicate comunque ci sarà tempo necessariamente in futuro. Di che cosa abbiamo bisogno? Io in questo caso ho utilizzato un cotone, va bene, quello là normale dei merletti, il numero 12, che si lavora con l'uncinetto numero 1,5, ma va bene anche 1,25. Voi però, se volete farlo più sottile, io qua anche per motivi, ecco, di telecamera, ho utilizzato questo qua più spesso ed è per questo che dopo l'ho messo sopra un asciugamano qua di spugna. Se invece volete farlo più sottile per gli asciugamani di lino, no? Dovete prendere necessariamente il filato numero 16. O simili, insomma, vedete voi le numerazioni delle varie ditte lì come fanno, e comunque da lavorare con l'uncinetto 0,75. Ecco, se andate in merceria, voi potete chiedere tranquillamente cotone bianco o ecru, perché è bello anche ecru, che si lavora con l'uncinetto numero 0,75 e vi verrà però più piccolino, più basso e più sottile. Se fate come me, invece, ecco, vi viene una cosa del genere che è circa una decina di centimetri, questo qua. Va bene, la lunghezza poi la decidete voi, strada facendo, perché si procede così, no? Per così, e quindi lì potete fare tutte le misure, gli asciugamani, quelli lì da 70, quello da 40, diciamo il piccolino. Vedete voi dopo le misure, questo decidete voi quanti triangoli qua mettere. Ecco, nient'altro, le cose sono semplicissime. Adesso cominciamo il lavoro, che va bene, vi dico fin da ora che non è, diciamo, elementare, ecco, non è complicatissimo, che per carità tutto si fa, però non è neanche, elementare. Però se seguite passo passo ogni giro tranquillamente, vedrete che riuscirete sicuramente a farlo. Per qualsiasi problema, come sempre, scrivetemi nei commenti oppure utilizzate la mail, utilizzate Google Plus, quello che volete, e io vi rispondo senza problemi a qualsiasi domanda, e spero di potervi aiutare. Questo va bene, non è detto che sempre ci riesca. E ok, cominciamo. Comunque iscrivetevi anche al canale per avere tutte le ultime novità su quello che vado facendo negli ultimi periodi. Iniziamo il lavoro.
Per iniziare avviamo 35 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32, 33, 34 e 35. A questo punto ci servirà qualche nozione di filè, anche se voglio dire, non è che adesso ci serve, no, di conoscere precisamente tutta la tecnica, anche se io in seguito ho intenzione di fare, no, qualche esempio, ecco, di filè in modo da schematizzare il tutto per poi cercare di realizzare cose anche un pochino più impegnative. Sempre a filè perché a me piacciono moltissimo e quindi vi darò delle informazioni base in modo che se anche voi, a voi questa tecnica piace potrete in qualche maniera realizzarla. Ecco, però non è questo il caso. Qui utilizzeremo soltanto quello che ci serve, per cui vi dico già che si compone, no, il filè di quadretti vuoti e quadretti pieni. I quadretti pieni sono formati da 4 maglie alte. E i quadretti vuoti sono formati da una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta saltando 2 catenelle di base. Ecco, ci basta sapere questo per adesso. Per cui in questo primo giro, no, del nostro pizzo qua ci servono un quadretto vuoto, uno pieno, 7 vuoti e uno pieno che ci servirà per fare la cimosa qua in fondo del pizzo. Allora, il primo quadretto vuoto nel filè si fa facendo una maglia alta sull'ottava catenella dall'uncinetto. Adesso vi dico perché, intanto facciamola. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sull'ottava, quindi su questa qua in fondo. Ecco, perché 8, cioè 7 sull'ottava? Perché alla base, come vi dicevo, del quadretto vuoto ci sono 2 catenelle. Poi c'è la maglia alta, quindi 3 catenelle, 3 più 2, 5, più le 2 catenelle che separano le due maglie alte. Quindi 2, 5 e 7, la maglia alta sull'ottava. Quindi per fare il primo quadretto del fileno, quando dobbiamo girare, si fa sull'ottava catenella una maglia alta. E già abbiamo imparato questa cosa qua. Adesso si deve fare un quadretto pieno, quindi 4 maglie alte sulle catenelle sottostanti, quindi una già ce l'avevamo, 2, 3 e 4. E questo è un quadretto pieno. Adesso dobbiamo fare 7 quadretti vuoti, per cui facciamo 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base, sulla terza facciamo una maglia alta. Ed ecco un quadretto vuoto. Facciamo altre 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base, quindi 1 e 2, e sulla successiva facciamo la maglia alta. Qui. Ok, poi facciamo ancora 2 catenelle, 2 catenelle di base, saltiamo, sulla successiva facciamo la maglia alta. Abbiamo fatto 3 quadretti dritti vuoti, ne dobbiamo fare ancora 4, per cui 2 catenelle, ne saltiamo 2 di base e sulla successiva ci facciamo una maglia alta e sono 4, 5, 1, 2, 3, 6 e l'ultimo, quindi saltiamo 2 catenelle, sulla successiva facciamo la maglia alta e abbiamo fatto 7 quadretti vuoti. Adesso facciamo un quadretto pieno, quindi 4 maglie alte ed è la cimosa finale. Quindi una già ce l'avevamo, 2, 3 e l'ultima maglia alta qua sulla prima catenella. Ok, quindi ecco qua il primo giro. Un quadretto vuoto, un quadretto pieno, 7 quadretti vuoti, un quadretto pieno.
Adesso dobbiamo fare il secondo giro, sempre la cimosa, quindi facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, voltiamo il lavoro e sopra questa maglia alta qua, che è la seconda, ci facciamo un'altra maglia alta e sono 2, poi un'altra sopra la terza e sono 3 e un'altra maglia alta sopra la quarta. Quindi abbiamo fatto la stessa cosa del giro precedente, ovvero un quadretto pieno. Adesso devo fare 6 quadretti vuoti, quindi qui è semplicissimo, faccio 2 catenelle e vado sopra agli altri, cioè qui sopra le maglie alte dell'altro quadretto, faccio praticamente una rete. Ecco, quindi faccio 2 catenelle, faccio una maglia alta sopra alla maglia alta sottostante, ancora 2 catenelle, la maglia alta e sono 3, 2 catenelle, maglia alta e sono 4, ancora 2 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta sono 5 e adesso devo fare l'ultimo quadretto, quindi 2 catenelle e l'ultima maglia alta qui sopra. Ok, e ho fatto 6 quadretti vuoti. Adesso devo fare un quadretto pieno, quindi faccio 2 maglie alte all'interno del quadretto vuoto, proprio all'interno qui, non sopra le catenelle, qui dentro. Quindi una, 2 maglie alte, ok, e la quarta, perché questa qua era la prima, la facciamo sopra la prima maglia alta qui che abbiamo del quadretto pieno sottostante. Ecco, e quindi abbiamo fatto un quadretto pieno. Adesso devo fare sopra il quadretto pieno un quadretto vuoto, quindi faccio 2 catenelle e poi una maglia alta sopra questa maglia alta qua alla fine, così. E adesso devo fare un quadretto pieno qua dentro lo spazio, qua dentro qua, quindi faccio una, già ce l'ho, faccio altre 3, una, 2 e 3 maglie alte. Ok, normalmente nel filè questa quarta maglia alta avrei dovuto metterla proprio dentro qua, cioè nella terza catenella, così. Io l'ho messa nello spazio, cioè ho messo, non ho fatto così, no? Ma l'ho messa dentro lo spazio perché adesso io devo fare l'aumento, perché mi serve questo motivo, no, a ragnetti, e adesso io il filè mi è stato funzionale fin qua, cioè mi è servito fin qua. Adesso faccio il motivo specifico che serve a me. Quindi io per fare l'aumento alla fine della riga faccio così, faccio 2 catenelle e faccio un'altra maglia alta dentro questo spazio qua. Così. Poi faccio 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto il lavoro e all'interno dello spazio di 2 catenelle io vado a fare 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3, e poi ne metto una quarta sopra la prima maglia alta che incontro, quindi qui. Ecco, quindi sto al terzo giro, ho fatto qua l'aumento in questo modo come vi ho fatto vedere. Adesso comincio il ragnetto, quindi faccio 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. All'interno qua del quadretto vuoto ci vado a fare una maglia alta io, così, ecco, saltando questo quadretto pieno, e poi faccio altre 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Salto questo quadretto così come ho saltato questo di qua, metto la maglia alta qui.
sulla quarta maglia alta qua che incontro del quadretto pieno e qui faccio un quadretto pieno, quindi un'altra maglia alta, quindi ancora un'altra dentro lo spazio e sono 3 e con questa sopra questa maglia qua è la quarta, sono 4. Ecco, quindi questa è la prima parte del mio ragnetto e adesso continuo con il filè, cioè faccio 5 quadretti vuoti e uno pieno. Quindi 2 catenelle, vado qui sopra e ho fatto un quadretto vuoto. Altre 2 catenelle, vado qui sopra e ho fatto un altro quadretto vuoto e sono 2. Ancora 2 catenelle, una maglia alta qui sopra, ecco, e sono 3, 2 catenelle, una maglia alta e sono 4 quadretti vuoti. E adesso faccio l'ultimo quadretto vuoto, 2 catenelle, la maglia alta sopra la quarta maglia alta qui della cimosa. E poi altre 3 maglie alte, quindi una ce l'ho, due, tre e l'ultima la vado a fare, no, sulla terza catenella dell'inizio, così, perché qui avevamo iniziato con 3 catenelle. Quarto giro, facciamo 3 catenelle per girare e per sostituire la prima maglia alta. E altre 3 maglie alte sopra la cimosa. Qui sempre la stessa cosa, quindi una, due, e 3, più le 3 catenelle, quindi sono 4 e 4 quadretti vuoti. Quindi 1, ormai il quadretto vuoto non lo sappiamo fare. 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e quindi sono 2. Ancora 2 catenelle e la nostra maglia alta e sono 3. Le 2 catenelle e la maglia alta e sono 4. Ecco qua. Adesso qui facciamo un quadretto pieno, quindi mettiamo 2 maglie alte dentro il quadretto vuoto qua e sono 3 maglie alte più la quarta la facciamo sopra la prima maglia alta del quadretto pieno sottostante e abbiamo fatto, ecco, un quadretto pieno e facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 perché stiamo facendo il ragnetto. Adesso il ragnetto lo facciamo da 1, da una maglia, 3, 5, 3 e 1, cioè cresciamo, no? Man mano allarghiamo il ragnetto e infatti stiamo diminuendo questi quadretti qui e poi richiuderemo il ragnetto e riaumenteremo questi quadretti qua. Per cui 5, adesso faremo qua vicino a questa maglia alta qui ci facciamo una maglia bassa, quindi così, poi andiamo a fare sopra questa maglia alta la seconda maglia bassa, così, e qui dentro quell'altra, cioè la terza maglia bassa. Ecco, quindi ne abbiamo fatte una, due e tre, 3 maglie basse. Stiamo facendo il corpo del ragnetto. Poi facciamo 5 catenelle, quindi 2, 3, 4 e 5. Ok, adesso andiamo in questo spazio qua, cioè prima andiamo saltiamo questo quadretto pieno, mettiamo la maglia alta sull'ultima maglia alta qui e nello spazio qui di 6 catenelle ci andiamo a fare altre 3 maglie alte, quindi in tutto sono 4 le maglie alte, 3 e 4 perché sono una sopra questa maglia alta e altre 3 nello spazio. Adesso facciamo 2 catenelle e un'altra maglia alta sempre nello stesso spazio, ovvero l'aumento. Ecco, se voi vedete bene, stiamo mettendo, no, questi quadretti nell'aumento in questo spazio qui che abbiamo aumentato per andare su in questo modo. Adesso facciamo le 6 catenelle, quindi 2, 3,
4, 5, 6 e mettiamo 3 maglie alte nello spazio, quindi una, due, e 3 e la quarta maglia alta sopra la prima maglia alta sottostante e abbiamo fatto il quadretto pieno. Dobbiamo fare ancora un po' di ragnetto, sempre la parte che va a allargare, quindi facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 e poi facciamo qui 5 maglie basse. Allora, una la mettiamo qua sopra le 5 catenelle sottostanti, una la met 3 le mettiamo sopra le maglie basse sottostanti, quindi una, due e 3, più questa prima che abbiamo fatto sono 4, più ne mettiamo un'altra qui sopra le catenelle e sono 5. Quindi una prima delle 3, 3 maglie basse sopra le 3 maglie basse sottostanti e un'altra dopo, quindi sono 5 in tutto. Poi facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Saltiamo questo quadretto pieno, mettiamo la maglia alta qua sull'ultima maglia alta e altre 3, cioè scusate, altre 2 maglie alte nello spazio vuoto e una maglia alta sopra questa maglia alta qui. E ho fatto un quadretto pieno. Ecco, e ho fatto anche mezzo ragnetto e gli aumenti, tutto praticamente, filè, aumenti, ragnetto e filè ancora qua, fino alla fine. Adesso facciamo la parte no, più stretta del filè, quindi tre quadretti vuoti, quindi uno. Due e il terzo quadretto vuoto e 3, ok, e poi la cimosa, quindi altre 3 maglie alte con quella lì con la prima 4, quindi 2, 3 e la quarta sulla terza catenella dell'inizio, quindi qui, ok, e ecco qui la nostra cimosa e abbiamo fatto 1 2 3 4 5 giri, 5 giri metà ragnetto. Nel sesto giro dobbiamo ricominciare ad aumentare il filè, quindi questi quadratini qua vuoti, e a diminuire il ragnetto. Quindi intanto facciamo la cimosa, no? 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, voltiamo il lavoro e facciamo altre 3 maglie alte, quindi sopra le maglie alte sottostanti. In tutto 4, 2, 3 e 4. Ok. Poi facciamo 4 quadratini vuoti invece che 3 vuoti, quindi 1, 2 3 e poi facciamo il quarto sopra il quadratino pieno, quindi 2 catenelle, saltiamo tutta la situazione qui e facciamo la maglia alta sopra a questa maglia alta qua, così. Ok, 4 quadratini vuoti. Adesso nelle 5 catenelle qua del ragnetto ci facciamo un quadratino pieno. Per cui facciamo 4 maglie alte, una già ce l'abbiamo, 2, 3 e 4. Perché ecco, noi andiamo a restringere il ragnetto. Facciamo ancora 5 catenelle, 2, 3,
4 e 5 e poi andiamo a fare 3 maglie basse sulle maglie basse centrali, quindi non in questa ma qui, qui e qui. Per cui una, due e 3 maglie basse. Eccoci qua. Facciamo ancora 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 e facciamo il quadretto pieno qua dentro, per cui facciamo la prima maglia alta, la seconda, la terza e la quarta la facciamo sopra alla prima maglia alta che incontriamo qua sottostante. Ok, e abbiamo fatto il quadretto pieno. Eccolo. Qui adesso dobbiamo fare 2 catenelle perché dobbiamo saltare questo quadretto qua. Facciamo una maglia alta sopra a questa maglia alta qua, ovvero la quarta, no? Qui. E facciamo altre 3 maglie alte dentro lo spazio. In tutto quindi 4 maglie alte. Cioè praticamente sempre la stessa cosa, le 4 maglie alte, le 2 catenelle e ancora la maglia alta nello stesso punto. L'aumento in poche parole. Ecco. A questo punto facciamo le nostre 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. Voltiamo il lavoro e facciamo il quadratino pieno qua dentro, cioè facciamo, va bene, le 3 maglie alte, una, due e 3 maglie alte nello spazio delle 2 catenelle e l'ultima maglia alta qui sulla prima che incontriamo. Quindi ecco le nostre 4 maglie alte. E siamo al settimo giro, dove dobbiamo incominciare a fare l'altro ragnetto, quello che si trova sulla punta, cioè qua, questo ragnetto qui. Per cui iniziamo facendo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a mettere la maglia alta qui in queste 2 catenelle. Facciamo altre 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e poi il quadratino pieno lo mettiamo nello spazio delle 5 catenelle dell'altro ragnetto. Quindi facciamo, va bene, la prima maglia alta qua sull'ultima del quadratino pieno sottostante e poi altre 3 maglie alte dentro dentro queste 5 catenelle, quindi 2, 3 e 3 in tutto e 4. Ecco. Facciamo poi 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. E qui dobbiamo fare la parte no centrale del ragnetto, quindi una maglia alta sulla maglia bassa centrale del corpo del ragnetto. Ecco qua. E l'abbiamo terminato, no? In questo modo il ragnetto. Facciamo altre 5 catenelle, 3, 4 e 5 e poi facciamo la stessa cosa simmetrica qui, cioè qua facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto di qua. Dall'altra parte simmetrica, quindi 4 maglie alte, 1, 2, 3 dentro le 5 catenelle e la quarta la mettiamo qua sopra la prima maglia alta del ragnetto del quadratino pieno e poi facciamo 5 quadratini vuoti di filè. Quindi 1 2 3 4 e 5 quadratini vuoti. Ok, poi la cimosa, quindi la prima maglia alta, questa qua. E altre 3, 2, 3 e la quarta sulla terza catenella d'inizio.
Ecco qua la quarta maglia alta. Ok, abbiamo finito il settimo giro, adesso facciamo l'ottavo. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta della cimosa. Giriamo, facciamone altre 3. Quindi 2, 3 e la quarta qua sopra. Ora aumentiamo ancora, no, il filet, facciamo 6 quadratini vuoti, quindi 1, 4, 5 fino al quadratino pieno e poi facciamo un quadratino vuoto, no, sopra il quadratino pieno e quindi ecco il sesto. Ok, poi dobbiamo fare un quadratino pieno qua dentro, quindi dentro le 5 catenelle abbiamo già la prima maglia alta e ne facciamo altre 3 dentro sopra le 5 catenelle, cioè nello spazio qui di 5 catenelle. Ecco le 4 maglie alte, poi facciamo 2 catenelle, saltiamo questa maglia alta e nelle altre 5 catenelle ci facciamo altre 3 maglie alte, quindi una, 2, 3 e la quarta la facciamo sopra la prima maglia alta del quadratino pieno. Quindi ecco, abbiamo fatto un altro quadratino pieno. Ok, di qua invece dobbiamo fare l'esatto contrario, andare ad allargare il ragnetto invece che a stringerlo, no? Come abbiamo fatto qui a destra. Quindi adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a fare le 3 maglie basse, saltiamo tutta la situazione, no? Cioè il quadratino pieno, le 5 catenelle e vicino alla maglia alta ci facciamo una maglia bassa, sopra la maglia alta un'altra maglia bassa, quindi sono 2 e qui un'altra maglia bassa ancora e quindi sono 3 maglie basse. Facciamo poi 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, saltiamo tutta la situazione, andiamo sopra l'ultima maglia alta e ci facciamo una maglia alta e altre 3 maglie alte nello spazio di 6 catenelle, quindi 2 e 3, no? In tutto quindi il quadratino pieno, 4 maglie alte, poi 2 catenelle e la maglia alta, sempre nello stesso punto qui dentro. Ok, abbiamo fatto 8 giri, 2, 4, 6, 8 giri. Adesso ancora 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltiamo il lavoro. Andiamo sempre nello spazio, facciamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. E poi una maglia alta, no, sopra la prima maglia alta del quadretto pieno, quindi qui. E abbiamo fatto un quadretto pieno nel nono giro, all'inizio del nono giro. Adesso dobbiamo fare la parte, no, centrale qui del corpo, del ragnetto, quindi facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo tutto. Tutta questa cosa, quadretto pieno e 5 catenelle, e facciamo le 5 maglie basse, quindi una prima delle 3 maglie basse, poi 3 maglie basse sopra le 3 maglie basse sottostanti, quindi in tutto sono 4 maglie basse e 4, e poi la quinta qui sopra le catenelle e sono 5 maglie basse. Poi facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, saltiamo tutto qui, cioè catenelle e quadratino, e andiamo a fare un quadratino sopra questo vuoto. Quindi mettiamo la prima maglia alta sopra l'ultima del quadratino pieno. 2 maglie alte dentro lo spazio, cioè dentro le 2 catenelle qua, lo spazio di 2 catenelle, e poi l'ultima maglia alta sopra la prima del quadratino pieno successivo.
Abbiamo fatto questa scacchiera qua e abbiamo chiuso, no? Simmetricamente questo coso del ragnetto, perché ecco, 1, 2, 3, tutto il ragnetto, 1, 2, 3. E adesso qua dobbiamo fare 2, 4, 6, 7, 7 quadratini vuoti. Quindi, normalmente 2 catenelle, la maglia alta sopra qui alla quarta, no? Maglia alta del quadratino pieno sottostante e ancora altri 6 quadratini vuoti, quindi 2 e 7 con il primo là che avevamo fatto, no? Quindi adesso ricontrolliamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì. E poi la cimosa, quindi la prima maglia alta già ce l'avevamo, la seconda, la terza. Questa qui e la quarta sopra la terza catenella dell'inizio. Ok, così. Decimo giro, 3 catenelle della cimosa, giriamo, facciamo altre 3 maglie alte, quindi una, due e tre, più le prime 3 catenelle sono 4 maglie alte. Adesso facciamo 6 quadratini vuoti. Uno e 6. E qua ci facciamo il quadratino pieno. Quindi la prima maglia alta già ce l'abbiamo, 2 maglie alte le facciamo nello spazio di 2 catenelle e l'altra maglia alta sulla prima maglia alta del quadratino pieno sottostante. Ecco qua, quindi 1, 2, 3, 4. Facciamo le 2 catenelle e il quadratino vuoto. E un altro quadratino pieno qui, nello spazio del ragnetto, delle 5 catenelle del ragnetto. Quindi 2, 3, e 4. Quindi facciamo 5 catenelle, 3, 4 e 5. E qui ne avevamo fatte 5 di maglie alte, adesso ne facciamo 3. Quindi là in mezzo facciamo una, ne lasciamo una, no? Qui di maglia bassa e sopra le 3 centrali ne facciamo 3, 2 e 3. Ok, abbiamo lasciato la prima e l'ultima maglia bassa del corpo. Poi facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Mettiamo le maglie alte sulle catenelle, quindi facciamo 3 maglie alte, 1, 2, 3. E la quarta maglia alta sulla prima maglia alta del quadretto pieno che incontriamo sottostante, quindi ecco fatto qua il quadretto pieno. E poi dobbiamo cominciare a diminuire, perché questo qui è anche il punto di massima ampiezza degli aumenti, cioè di massima ampiezza qua del pizzo. Per cui abbiamo fatto aumenti fin qua, poi adesso cominceremo con le diminuzioni. Cioè stiamo praticamente qui, no? In questo punto dove c'è il vertice di questo triangolo, il punto di massima ampiezza del lavoro, questo qua. E adesso dobbiamo cominciare a diminuire.